Ti saluto con la pace del Signore, che Dio ti benedica. Benvenuto in quest'altro nuovo video che continueremo attraverso lo studio di Lot dell'Antico Testamento, Lot il nipote di Abramo, il primo patriarca. Questa mattina analizzeremo un altro aspetto della sua vita che ci insegnerà qualcosa di importante. Nel video precedente avevamo parlato del fatto che Lot si evinceva chiaramente nella sua vita una doppiezza spirituale. Se ben ti ricordi, se hai visto il video precedente, Lot, quando gli angeli gli fecero una domanda, lui gli disse: "No, mio signore." Abbiamo parlato proprio di questo aspetto, che non si può dire no se poi si dice mio Signore, mio Re, mio Dio, come a sua volta non si può dire mio Signore e poi dire no, questo non lo faccio, perché è una contraddizione. E abbiamo considerato proprio questo, che la vita di Lot era chiaramente, nella vita di Lot era chiaramente visibile una doppiezza spirituale, proprio come ai giorni oggi. Ecco, se ti fa piacere puoi andarlo a trovare questo video, come puoi andare a trovare anche tutti gli altri video che ho registrato nel corso di questi mesi, e lo puoi trovare proprio nella sezione playlist. All'interno di questa playlist troverai tutti i video che sono stati fatti dall'inizio fino ad oggi della vita di Lot. Invece questa mattina leggeremo ora dei versetti, sempre dalla parola di Dio, e tratteremo un argomento veramente interessante, ossia il consenso della sua richiesta. C'è stata una richiesta da parte di Lot e Dio acconsente, ma c'è un ma quanto tutto questo schermo, che ora andremo a scoprire. Intanto ci apprestiamo a leggere la parola del Signore, che troviamo sempre nel capitolo 19 del libro della Genesi. Leggeremo un paio di versetti. Dice così la parola di Dio: "Dopo averli fatti uscire, di quegli uomini, uno di quegli angeli, disse: Metti la tua vita al sicuro. Non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai." Lot rispose loro: "No, mio signore. Ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi. È piccola e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola? E così io vivrò." E quello rispose: "Ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato." I versi che ho letto sono dal versetto 17 al versetto 21. Ecco qua, in questo testo si evince chiaramente che ad un certo punto Lot si rifiuta di fare quello che gli angeli gli dicono e avanza una richiesta. Hai sentito? La richiesta è molto chiara. E lui gli dice: "Posso andare in quella città?" Quindi posso andare in quel paese, e gli dice: "Piccola, però lì io potrò vivere." E il Signore gli risponde: "Anche questa grazia io ti concedo." Quindi vediamo che c'è una richiesta da parte di Lot e c'è il consenso della sua richiesta. Poiché la preghiera di Lot fu esaudita, ecco che molti penseranno che la sua richiesta è onorabile, fu onorabile, ma non c'è nulla di più lontano dalla verità. È importante capire una cosa, ascolta bene. È importante capire che il fatto che Dio ci conceda una cosa non significa che la approvi. Qualche tempo fa ho pubblicato un post
un posto molto interessante che alcuni non hanno compreso, ma è un posto che mi è piaciuto tanto. E nel post avevo scritto questa frase: il fatto che alcune nostre preghiere non siano esaudite è una benedizione. Ed era proprio collegato proprio a questo che ora stiamo leggendo. Il fatto che Dio a volte non ci concede qualcosa è buono, perché la sua volontà è quella di farci del bene. Quindi a volte noi, nella nostra ignoranza, nella nostra impotenza, nella nostra miseria, non possiamo comprendere ciò che stiamo chiedendo. Lo chiediamo perché pensiamo di averne bisogno, pensiamo che sia buono per noi, pensiamo che sia importante ricevere quello che chiediamo, e a volte Dio non ce lo concede. E sono tanti quei credenti che si lamentano poi con Dio, dicendo: perché non mi esaudisci, perché qua, perché là, e questa è una cosa che mi serve, mi hai abbandonato e tu non ascolti le mie preghiere, e a qualcun altro l'hai accettata e a me non me l'hai accettata, e così dicendo, no? Però è una benedizione quando Dio a volte non ci risponde, perché probabilmente nella nostra richiesta c'è qualcosa che Dio vede, Dio vede tutto, anche 100 anni più avanti. Dio vede e non ce la dà, e non ce la dà proprio in funzione del fatto che ci potrebbe fare del male quella cosa. Ok? Quindi è chiaro che il volere di Dio è quello di farci del bene. Ora, Lot non aveva compreso questo. Infatti, quando gli angeli gli dissero: vai a scampare la tua vita sul monte, vuol dire che era lì la destinazione dove doveva andare. Vuol dire che se il Signore gli ha indicato quel monte, lì avrebbe trovato del bene, lì avrebbe trovato riposo, lì avrebbe trovato protezione, perché era il posto dove Dio gli stava indicando di andare. Ma Lot, nella sua durezza di cuore, lo vediamo che ancora una volta continua a fare resistenza nei confronti delle proposte di Dio. E gli dice chiaramente: no, mio Signore, io non posso andare sul monte, mandami invece in questa città, mandami invece in questo luogo, lì io troverò scampo, lì io avrò salva la vita. E allora quasi quasi vediamo che Dio in questa scena è come se un po' allarga le braccia e dice: vuoi andare là? E va, vacci, va, avanti, fai quello che vuoi. Vuoi andare in questo paese? Fai come credi. E sembra brutto dirlo, ma sai una cosa? Ho trovato dei passi nella Bibbia dove confermano perfettamente che Dio a volte, concede delle cose come per dire: vuoi questa cosa? Va bene, prendila e poi vedrai come va a finire. Infatti, voglio leggerti con te dei versetti. Ciò che sto per leggerti si trova nel Salmo 106. Leggerò i versetti 14 e 15. In questo salmo lo Spirito Santo sta descrivendo la vita del popolo di Dio lungo il deserto. Quindi, Dio li aveva tirati fuori dalla schiavitù d'Egitto e li stava conducendo verso la terra promessa. Quindi gli avrebbe c'erano delle promesse da parte di Dio, c'era protezione da parte di Dio, c'era provvidenza da parte di Dio, c'era tutto, perché Dio era la loro guida. Quindi cosa gli avrebbe potuto mancare? Niente. Ma in questi versetti notiamo qualcosa di particolare. Nel deserto furono presi da cupidigia. Furono presi significa da un desiderio intenso, e tentarono Dio nella solitudine. Ed egli dette loro quel che chiedevano, ma mandò la consunzione nelle loro persone. Provocò in loro un morbo consumante.
La parola consunzione che abbiamo letto significa un grave deperimento fisico, logoramento, esaurimento, uno stato patologico caratterizzato da progressiva diminuzione del peso corporeo. Quindi cosa stava succedendo? Dio provvedeva per tutto il popolo, ed erano parecchi, si parla che erano all'incirca 2 miliardi di persone, quindi un bel numero di persone, 2 milioni di persone, ecco, scusami, quindi era un bel numero di gente, ma Dio provvedeva per loro ogni giorno l'acqua, la manna, quindi loro avevano ogni giorno tutto quello che gli serviva per vivere. Avrebbero dovuto accontentarsi di qualsiasi provvista e invece iniziarono a essere insoddisfatti, volevano di più. Allora Dio ad un certo punto gli concede ciò che bramavano così tanto, bramavano a tal punto da proprio da desiderarlo ardentemente, ma ne pagarono le conseguenze. E quindi, come abbiamo letto, Dio dette loro quel che chiedevano. Vedi? C'è una risposta alla loro preghiera, una risposta che potremmo dire positiva. Ci ha concesso quello che chiedevamo. Ma nello stesso tempo mandò loro, provocò in loro un morbo consumante. Dio, se non ci dà qualcosa, non ce lo dà per il nostro bene. Quindi dobbiamo stare attenti a ciò che chiediamo e dobbiamo stare attenti in modo particolare a come lo chiediamo, perché abbiamo letto che il popolo di Dio fu preso da cupidigia, da un intenso desiderio, da una bramosia peccaminosa. Quindi questa forma di desiderio portò Dio a dire: va bene, volete questo? Ok, ve lo mando, ma ne pagate le conseguenze. Ma non perché avevano chiesto qualcosa, cioè ciò che loro stavano chiedendo era qualcosa di necessario, era cibo praticamente, era un ulteriore cibo oltre a quello che già avevano. Ma il fatto che Dio mandò loro un morbo consumante è dettato dal loro desiderio bramoso di quella cosa. Quindi stiamo attenti a come chiediamo delle cose al Signore. E se non riceviamo una risposta positiva, anziché lamentarti, ora parlo un po' al singolare, anziché lamentarti con Dio, prova invece a chiedere: Signore, ma è nella tua volontà questa cosa che ti sto chiedendo? È per il mio bene? Aprimi gli occhi, parlami, Signore, fammi comprendere se ciò che ti sto chiedendo è nella tua volontà oppure no. Pensi che sia una cosa buona da fare? Allora inizia a farla. Voglio leggerti ancora un ulteriore versetto che si trova nel Salmo 81, leggerò i versetti 11 e 12, e ci parlano dello stesso argomento, il fatto che Dio a volte concede qualcosa non è sempre per il nostro bene, ovvero a volte noi chiediamo qualcosa con insistenza e a volte Dio deve allargare le braccia e deve dire: vuoi questo veramente? Va bene, fai come vuoi, fai come credi. Infatti nel Salmo 81 dice così la parola del Signore: il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha ubbidito, perciò, guarda la conseguenza, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. Lo vedi cosa sta dicendo il Signore? Mi hanno chiesto qualcosa, ma loro non mi hanno ascoltato, non mi hanno ubbidito, quindi io li ho abbandonati affinché camminassero secondo i loro piani, secondo i loro progetti, secondo i loro desideri, secondo i loro propositi.
E una delle cose più gravi che Dio può concederci è proprio l'esaudimento della nostra volontà ostinata. Lo ripeto, va bene, perché è un concetto importante. Una delle cose più gravi che Dio può concederci è l'esaudimento della nostra volontà ostinata. Israele respinse chiaramente gli avvertimenti di Dio, dimenticò le promesse che Dio gli aveva fatto e trascurò i suoi precetti. Tutto ciò che Dio gli chiedeva, ovviamente, era solo ed esclusivamente per il loro bene, ma essi si rivolsero altrove. Si comportarono in maniera diametralmente opposta alla volontà di Dio. Quindi Dio li ha abbandonati a se stessi, li ha lasciati camminare secondo i loro piani. È come se dicesse ancora una volta: va bene, vuoi fare di testa tua? Ok, fai di testa tua. E poi però quando piangerai le conseguenze delle tue scelte, e poi verrai da me a piangere, e io dovrò ascoltarti e nella mia misericordia dovrò risponderti, dovrò farti del bene. E perché il popolo di Israele non è diverso da noi oggi, noi siamo uguali. A volte Dio ci chiede delle cose e noi, come Lot, gli diciamo: no, Signore, non su quel monte dove tu hai scelto, ma sul paese dove io voglio andare. E il Signore, come fece con Lot, dovrà dire: ah sì, vuoi andare in quel paese? Il monte che ho scelto io non ti piace? Vuoi andare nel paese che piace a te? Ok, vai pure in quel paese. E poi Lot ne pagò le conseguenze. L'uomo è incline a camminare a modo suo ed incline a camminare in direzione opposta a quella che Dio gli mostra. Per l'uomo è più semplice scegliere il male piuttosto che il bene. Quindi, lo ripeto, il fatto che alcune nostre preghiere non siano esaudite è una benedizione. Quindi stiamo attenti a cosa chiediamo e come lo chiediamo. Io penso che questo concetto sia stato molto chiaro e prego affinché tu ed io, ovviamente, possiamo comprendere realmente ciò che stiamo ascoltando, queste riflessioni, e che Dio possa aprirci gli occhi affinché possiamo vedere meglio la sua grazia, la sua via, possiamo comprendere nella testa e nel cuore cosa dobbiamo chiedere, cosa non dobbiamo chiedere, come lo stiamo chiedendo e come non lo dovremmo chiedere. Vogliamo dire: Signore, ti prego, abbi pietà di noi e guidaci, non permettere, Signore, come Lot, di esaudire le nostre richieste se sono contrarie alla tua volontà. Non lo permettere, Signore, ti preghiamo, ma permettici, Signore, di camminare secondo i tuoi piani. E voglio dirti una cosa: se Dio ti ha detto di andare in un determinato luogo, come gli disse a Lot, vai su quel monte, ascoltami bene, non è per il tuo male, è per il tuo bene. E se Dio ti ha dato una destinazione, se Dio ti ha dato un posto dove andare, sappi una cosa, che in quel posto sarai al centro della volontà di Dio. Se ti sposterai di un sol chilometro da quella destinazione, sappi che uscirai dal binario della volontà di Dio e ti incamminerai nel binario della tua volontà, pagandone poi le conseguenze. Quindi Dio poi non centrerà niente sulle tue scelte. Ok? Quindi spero che questo messaggio sia arrivato. Dio ti benedica, che Dio possa fortificarci nell'uomo interiore e che possa farci crescere ancora di più nella vita spirituale. Ti auguro una buona giornata e la pace del Signore ti accompagni anche oggi. A presto!